è anche un giorno molto emozionante. Ci sono stati negli ultimi 2-3 mesi tutta una serie di speculazioni, di situazioni che si andavano creando su quello che poteva e doveva essere il futuro della Juventus, a cui chiaramente contestualmente, come tutti voi più o meno immaginate, perché corrispondevano anche una serie di riflessioni interne a noi della famiglia. Quindi a seguito di quelle che sono state le anticipazioni di ieri e l'annuncio formale da parte di mio cugino John oggi, io ho trovato assolutamente doveroso da parte mia venire qua a incontrare voi, tutti voi che siete una parte sicuramente molto importante per la Juventus, e quindi venire qui da voi per darvi un primo saluto. Una riflessione è stata che sicuramente la mia designazione è una testimonianza dell'unità che c'è all'interno della nostra famiglia, e come vi dicevo sono stati 2 mesi difficili in cui si dovevano incastrare tutta una serie di tasselli che si sono incastrati, e gli eventi che abbiamo annunciato negli ultimi 10 giorni ne sono chiaramente la dimostrazione. Un primo punto a cui ci tengo a far chiarezza è che Jean-Claude, qua di fianco a me, rimane, resterà e continuerà ad essere l'amministratore delegato della Juventus. Questo significa che a lui spetterà la gestione operativa della società a 360 gradi, con un'attenzione preponderante su 2 elementi, lo sviluppo della voce dei ricavi e il portare a termine il progetto stadio, che per noi è di fondamentale importanza. La seconda riflessione era che ho accettato questa sfida perché ritengo sicuramente di poter dare un contributo importante nello sviluppo futuro di questa società. Nello sviluppo di questa società, che poi vuol dire per me personalmente lo sviluppo di quelli che possono essere i risultati della squadra e della mia squadra del cuore. Sarà un percorso complicato, perché la situazione in cui siamo è davanti agli occhi di tutti, quindi sarà un percorso complicato, in cui il primo elemento sarà di tendere ad andare a rafforzare la struttura a tutti i livelli, e questo lo intendo sia da un punto di vista operativo per quanto riguarda la struttura in Corso Galeo Ferraris, sia per quanto riguarda la parte tecnica, che invece fa più riferimento alla struttura qua di Vinovo. Vi chiederei di regalarmi un minuto anche per esprimervi quelli che sono i miei sentimenti in questo momento. La storia della mia famiglia è stata profondamente legata alla storia di questa squadra. Gli anni sono 84, se non vado errato, e l'ultimo presidente è stato mio padre Umberto, ancorché siano 50 anni, ma dopodiché la vicinanza è sempre stata totale. Io non vorrei aprire con questa mia riflessione un termine di paragone con questo o quel periodo storico. Noi oggi siamo qui per pensare esclusivamente al domani. Io sono estremamente fiero ed orgoglioso di poter apportare il mio contributo. Lo darò con il massimo della passione e il massimo dell'impegno, anche andando a eliminare una volta per tutte quello che è l'allineamento dell'interesse da parte dell'azionista, Exor, la famiglia, noi e il management, in quanto oggi c'è un cerchio che si chiude.